Ciao ragazzi! Oggi sono qui con un video molto veloce per parlarvi di un libro che mi è piaciuto veramente tanto e che può essere magari utile anche per qualche regalo di Natale. Sto parlando di The Christmasaurus, un dinosauro per Natale, Tom Fletcher. Io l'ho letto tutto in un paio di giorni. Questo è un libro per una categoria di ragazzi più o meno di età adolescenziale, quindi vi parlo di un'età tra i 10 e i 13 anni più o meno, ma mi è piaciuto veramente tanto. Allora, a me i libri per ragazzi piacciono particolarmente, tant'è che leggo moltissimo anche John Green. Mi piacciono questi libri, credo che siano libri che a volte per la storia che contengono non hanno età, nel senso che forse sarebbero più d'aiuto come spiegazione per qualche adulto che per qualche ragazzino, però vabbè. E quindi io mi appassiono sempre un pochino di queste letture un po' adolescenziali, bambinesche, ma a volte veramente ci sta. Questo è un bellissimo libro secondo me, sia per ragazzini perché insomma è adatto a quell'età lì, che magari anche per qualche persona a cui piacciono queste letture un po' fiabesche. Partendo dall'estetica è un libro fantastico, c'è già la copertina con il titolo dorato, anche sul lato è un dorato metallizzato, il disegno mi piace molto e una cosa che mi ha particolarmente colpito di questo libro sono le illustrazioni all'interno. Come potete vedere le illustrazioni sono carinissime, la scrittura è molto grande, quindi è proprio un libro per adolescenti. Questo dal punto di vista estetico, quindi l'impatto che dà il libro quando lo si riceve. Per quanto riguarda il testo invece mi è piaciuto tanto perché mi riporta un po' indietro a quei ricordi di quei libri proprio che si leggevano da ragazzini, quelle fiabe molto elaborate, molto ben pensate, una scrittura che secondo me a volte è più accurata appunto nei libri di testo per ragazzi che nei libri magari per adulti, e questa cosa appunto mi ha veramente invogliato a leggerlo. Oltre che avere una trama quindi molto ben elaborata e fantasiosa, c'è anche proprio uno studio di base della lingua, in cui ci sono appunto lo studio delle rime, dalla rima baciata, rima alternata, insomma è un libro che sostanzialmente secondo me ha un'ottima base sia di scrittura che di fantasia. Ecco perché ve lo super consiglio per il Natale come regalo, o se volete farvi una coccola e leggervi una fiaba, perché non si è mai abbastanza grandi per leggere un libro secondo me del genere, soprattutto se il testo ne vale la pena. Come vi dicevo ragazzi, video molto breve, questo era tutto e spero di avervi invogliato con questa lettura perché vi giuro è bellissimo, dovete proprio leggerlo, cioè io me ne sono innamorata, credo che lo leggerò ogni Natale da oggi in poi, più o meno come faccio con Let It Snow. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!